Alright guys, before we get into this video, I just want to remind you, we dropped our latest Calcio tees, the new colors. This helps support IFTV, so if you want one, get one as soon as possible. We don't have many left, so we got all the colors over here and a lot more. And we got some Pistolero shirts. Again, we have to drop everything in pretty small quantities for now. So if you want one, link is in the description to cop yours and help support IFTV. Anyway, hope you enjoy this video. Leave it a thumbs up and subscribe if you are new around here. We'll see you soon. What's up everybody and welcome back to Italian Football TV. We're with a very special guest today, Ciccio Colonese. You guys have seen he's been interacting with IFTV on Instagram and we're so happy and we have him with us today. Ciccio, benvenuto. Okay, my friend, how are you? Tutto a posto, tutto a posto. So we do a little Italian, we do a little English. Molto bene. Va bene. Un saluto a tutti. So one of the questions that we got asked a lot that people wanted to know is, who's the toughest player that you've ever played against or with? Allora, il giocatore più forte che ho giocato contro, che poi ho giocato insieme, Roberto Baggio. Che ho giocato contro, l'ho marcato quando giocavo nella Cremonese, lo giocavo nella Juve. Quando giocavo nel Napoli, non giocavo nel Milan, insomma Roberto Baggio è stato secondo me l'italiano più forte perché nonostante ha avuto tutti i problemi fisici alle ginocchia era secondo me è stato il giocatore più forte che ha giocato negli ultimi 20 anni in Italia, superiore a Totti, a Del Piero. Roberto Baggio per me è il più forte di tutti. Quello che invece ho giocato insieme più forte di tutti sicuramente Ronaldo. Mio padre dice lo stesso cosa per Baggio, lo stesso. Tuo padre ha ragione. Baggio giocava senza le ginocchia praticamente, che io ricordo all'Inter, quando lui è venuto a giocare all'Inter con noi, lui si allenava pochissimo perché aveva tutte e due le ginocchia rovinate e quindi veramente faceva tenerezza la sua sofferenza, il suo dolore durante gli allenamenti. We wanted to know, what do you think the biggest difference is between calcio today and the calcio that you played in? La differenza è che il calcio di prima era un calcio molto di più talenti, c'erano molti più giocatori di qualità, stranieri in Italia avevano tanta qualità, facevano la differenza, gli stranieri che venivano in Italia erano veramente dei campioni. Adesso ci sono tanti stranieri che arrivano in Italia, ma pochi di livello assoluto, a parte Ronaldo, questo Cristiano Ronaldo e qualcun altro, insomma, tanti stranieri non sono come quelli che sono venuti negli ultimi 20 anni in Italia. E poi la qualità degli italiani, secondo me, soprattutto a livello di difensori, penso che negli ultimi anni è molto calata, perché prima c'erano tantissimi difensori forti, tipo Maldini, tipo Cannavaro, tipo Nesta, tipo Materazzi, tipo insomma tanti Ferrara, insomma tanti difensori italiani di grandissimo livello. If you had to make your dream team, but you have to include yourself in the team, who would you choose? Ma io squadra top, lo dico a tutti, io all'Inter, per me l'Inter è la squadra top in assoluto. Io ho giocato in tantissime squadre, Napoli, Roma, Lazio, ma la squadra che più mi è rimasta dentro è l'Inter. L'Inter è qualcosa di incredibile, San Siro è qualcosa di unico, San Siro strapieno e illuminato è qualcosa di speciale. Ma stiamo parlando di San Siro, se vediamo la notizia che c'è, che ne pensi della notizia, se il San Siro c'è o non c'è in futuro? Ma io dico che San Siro deve rimanere, è il tempio del calcio in Italia, è un po' come Wembley a Londra, sì va bene forse ristrutturarlo, però in quel posto lì deve rimanere San Siro, oppure anche in Inghilterra Wembley hanno fatto un nuovo Wembley, però sempre lì, insomma, non posso pensare che non esista più San Siro e venga fatto un altro stadio in un'altra parte. Va bene fare un altro stadio forse perché insomma sicuramente renderlo più moderno è giusto, però San Siro secondo me non va mai abbattuto perché è il tempio, è la scala del calcio. E quindi io non sono per distruggere San Siro. Agnelli oggi ha detto che per lui sarebbe meglio fare uno con Milan e uno con Inter, è differente. Che ne pensi di questo? Questo sono d'accordo con Agnelli la prima volta, però sono d'accordo, è una
cosa giusta, è giusto avere due campi, Milan e l'Inter, Torino e la Juve, è giusto così, condivido. Speaking of derbies right now, which derby do you think was more incredible? They're both great, but between Inter Milan, Derby della Madonnina, e Roma Lazio, what do you think? What's the difference and which one do you think has a little bit more to it? La differenza è che il derby di Roma è un derby più sentito dal punto di vista dei tifosi, nel senso in mezzo, lo vivi molto in città. Insomma, uscendo, vai dal macellaio, vai dal fruttivendolo, vai in giro, la città, i tifosi vivono veramente per quella partita. Invece, Inter Milan, lo spettacolo della partita in se stesso, lo stadio, i colori di quel giorno, insomma, dell'evento a San Siro, è incredibile. Let's talk about the Italian national team a little bit. There finally seems to be a little bit life and optimism from our point of view, from the fans' point of view. What do you think about the Azzurri right now? Io penso Mancini farà molto bene. Ha trovato la sua dimensione nell'Italia perché voleva tornare a lavorare in Italia e voleva lavorare in nazionale. Quando un allenatore vuole e ottiene quello che vuole, secondo me rende al massimo. Cioè, lui voleva la nazionale, è andato a vivere a Roma, lui vive a Roma, nella sua città, a casa sua, può vivere, diciamo, la quotidianità in maniera con grande serenità, e questo fa sì che lui riesce, quando allena la nazionale, ad avere una carica maggiore, e dal punto di vista della gestione della nazionale, secondo me è stato scelto l'uomo giusto, perché io ho avuto la Lazio e lui alla Lazio, soprattutto i primi anni, aveva costruito una Lazio enorme, fortissima, perché viveva a Roma, perché era la sua città, perché riusciva ad avere il tempo libero per vivere anche la sua quotidianità. E quindi Mancini, ritrovando tutte queste cose, ha ritrovato una carica enorme. Lo rivedo indietro come era 18 anni fa. Quindi, secondo me, la nazionale italiana farà molto bene con Mancini. There's always been a question about the talent from the Italian players. You know, there's a lot of the journalists say, oh, there's no talented Italians. Do you agree with that? Or do you think you're from the other side of the spectrum where you say the Italians are not playing enough, so that's why there's no real talent? No, io dico che l'Italia ha tanto talento, cioè questa Italia c'ha molto talento perché c'ha giocatori di qualità, Bernardeschi ha talento, lo stesso Verratti è un giocatore di talento, lo stesso Insigne che non c'era ma è un giocatore di talento, quindi questa Italia ce l'ha talento, soprattutto in fase offensiva. Forse gli manca un attaccante proprio forte, forte. Come ai tempi d'oro, tipo i Vieri, Inzaghi, questi giocatori così a livello offensivo, però insomma, secondo me l'Italia è sulla strada giusta perché ha anche dei giovani di valore. Barella è un ottimo giovane e sta facendo molto bene, quindi ha un portiere Donnarumma che è, insomma, un portiere giovane di assoluto valore, dietro c'è Meret che è un altro portiere molto valido. Insomma, l'Italia secondo me ha la possibilità di fare molto bene anche agli europei. You think you said about maybe there's a striker that's not there. You think what do you think about Balotelli? You think he should be inside the team? Ma io penso che Balotelli è l'ultima chance che potrebbe avere tornando in nazionale, perché Mancini lo conosce bene, l'ha portato ovunque, all'Inter, al Manchester, l'ha voluto anche in nazionale. Lo rivuole, quindi se lo dovesse chiamare penso che Balotelli darà sicuramente qualcosa in più. È un giocatore che ha un talento straordinario. Se riesce veramente questa volta a essere ordinato dal punto di vista caratteriale, potrebbe essere veramente la ciliegina sulla torta per fare un ottimo, diciamo, un ottimo europeo con lui centravanti, insomma. Sono d'accordo. Let's shift places a little bit. There's a talk of non Bernadeschi, Chiesa for Inter. Do you think that a player like the Chiesa would fit in Inter system? Allora, io penso, non so se Chiesa andrà all'Inter. Chiesa è un giocatore, in Italia è un giocatore forse il più forte in questo momento italiano in circolazione a livello di attaccanti, è bravo, è serio, c'è un papà anche che lo conosco perché ha giocato con me alla Lazio, al Siena, e dico che sicuramente lo sta aiutando nella crescita.
Però non so se arriverà all'Inter perché anche la Juve lo vuole. Chi lo prenderà farà un grande acquisto perché Chiesa veramente è un giocatore fortissimo. If you could sign one player for Inter this summer, be realistic, you know, no Messi, you know, who would you sign? Se potresti firmare un giocatore. Dovessi comprare un giocatore, io l'ho detto anche sulla mia pagina Instagram, secondo me io prenderei e mi fa impazzire Hazard, il giocatore del sogno per me, più di Messi, perché io dico Messi è vero, però Messi ormai insomma, ha una certa età e insomma lo vedo un po' in una situazione fortissimo, capitemi bene, non mi prendete per pazzo, è fortissimo. Però io ho visto Hazard dal vivo, e Hazard è spettacolare. Io prenderei Hazard, investirei tutto perché Hazard secondo me è impressionante. Proprio in alcuni movimenti somiglia un po' a Ronaldo dei tempi dell'Inter, è qualcosa di incredibile. Io sono andato a vedere qualche partita del Chelsea e quando prende la palla salta i giocatori come birilli. Quindi a me piace Hazard. Interesting answer. I wasn't expecting that, but I like that. And I hope that it's realistic. The hard question right now, who do you think is going to end in the top four Serie A this season? In questo momento nella Serie A italiana, insomma, la Juve sta vincendo il campionato perché è la squadra più forte, perché non, la squadra più forte perché ha tantissime alternative, insomma, è la squadra che ha una rosa lunghissima, se non gioca uno, gioca l'altro ancora, c'ha tutti i giocatori forti, quindi in questo momento è la squadra più forte di tutti e vince meritatamente il campionato. Dietro la Juve, insomma, il Napoli e l'Inter, secondo me, sono le squadre che potrebbero avvicinarsi un po' alla Juve, però, insomma, la Juve è ancora più avanti, onestamente, è ancora più avanti. Va bene, in secondo posto Napoli, ma il. Secondo posto Napoli e terzo Inter, e io quarto posto vorrei la Lazio. Io, il mio desiderio, anche se c'è qui Matteo che mi fa segno che vorrebbe il Milan, ma io vorrei. Il mio sogno nel cassetto è la Juve, purtroppo vince lo scudetto, non si può fare nulla. E allora è Juve, Napoli, Inter, Lazio. Va bene. Perché la Lazio ho giocato, perché conosco Simone Inzaghi e lo sento, è molto un allenatore molto preparato. Lì c'è Peruzzi che lavora anche lì, che è un altro mio ex compagno che lo stimo. Quindi, infatti, domenica essendoci Inter Lazio sono combattuto. Tutto, anche se tifo Inter, onestamente, e però mi dispiace perché la Lazio insomma, è una squadra che mi è simpatica e quindi vorrei, anche se un po' ha perso troppi punti, però insomma, desiderio che potesse essere lei arrivare in Champions League. Se lo Very merita perché anche l'anno scorso ha fatto un grande campionato, poi ha perso l'ultima giornata, però meritava la Champions League. good. Last few questions. But since you said that you're not too happy that Juventus to win the Scudetto, who do you think is going to be the next team and when to win the Scudetto? Dipende cosa farà il Napoli l'anno prossimo, se prenderà Ancelotti veramente un grande attaccante, perché il Napoli ha bisogno di un grande attaccante, perché ha dimostrato anche quest'anno, sì, gioca bene, ha una squadra bella, però gli manca un attaccante proprio un bomber di razza, insomma, che riesce a fare gol a raffica, perché insomma alla fine sono quei giocatori che ti fanno vincere i campionati. E io penso che il Napoli con un grande attaccante, forse con un difensore in più, perché gli manca forse un difensore, soprattutto se si dovesse, come è successo, tra Koulibaly e Albiol, un'alternativa dietro maggiore a Kimmich e a Maximovic, io penso che il Napoli è una squadra molto avanti. E dopo vedrei l'Inter secondo me è molto più forte della classifica che ha, ha avuto troppi problemi, io la vedo una squadra forte, una squadra che ha avuto, secondo me dopo la sconfitta, cioè la sconfitta, il non passaggio del turno in Champions League, lì ha avuto un contraccolpo psicologico importante che ha fatto sì che l'Inter andasse in una confusione come ha avuto. Perché io penso che l'Inter è veramente una squadra molto più forte, perché l'ha dimostrato con la Juve, con la Lazio, con la Roma, negli scontri diretti, con queste squadre qui, insomma, l'Inter ha fatto sempre bene. E quindi come uomini la vedo una squadra forte e deve migliorare dal punto di vista della continuità, nel carattere, forse anche lo stesso Spalletti. Dal punto di vista caratteriale deve cercare di avere un
uno sforzo in più verso questo suo carattere, cioè essere un po' più tranquillo, troppe volte si innervosisce e secondo me spreca troppe energie inutili, perché insomma quando è sereno e riesce a essere equilibrato, l'Inter è una squadra ben messa in campo e fa bene. We know that Godin is coming in next season for Inter. Do you think that where do you see a few more pieces that can help Inter get to that next level? Io prenderei obiettivamente un grande centrocampista in mezzo al campo, un giocatore con tanta qualità, insomma tipo... un giocatore di tecnica, che ne so, un tipo Modric, un tipo Rakitic, un tipo di questi giocatori qua in mezzo al campo che sappiano giocare a calcio, perché l'Inter deve avere un giocatore così, non ha. Insomma, non ha tanta qualità, più fisicità che giocatori di piede. Insomma, lì in mezzo al campo la Juve c'ha Pjanic, c'è giocatori che sanno fare. C'abbiamo Brozovic, ma Brozovic non lo vedo proprio tecnicamente sublime. Insomma, bravo, ma sublime ci vuole qualcosa in più. Sì. E quindi un giocatore così. E poi prenderei un altro giocatore sulle fasce, insomma l'Inter deve comprare assolutamente un terzino, perché insomma anche quest'anno insomma, ha preso terzini come D'Albert, come Asamoah, però l'Inter, una squadra come l'Inter deve trovare un terzino che può essere a destra, a sinistra, perché insomma anche a destra sta comprato questo ragazzo Soares, ma insomma non mi sembra un campione, quindi l'Inter deve rinforzarsi soprattutto sulle fasce. I don't want to get too much into it and I don't want to look to the past too much. I'm very happy to see Icardi is training with the team again, but being from Inter as you are, how do you feel about the situation and are you happy that things are starting to move forward, because Inter need Icardi to finish this season off? Ma io penso che la situazione di Icardi ormai sta versando verso la situazione migliore, nel senso Icardi se non giocava era un male per tutti, per l'Inter, per lui, è difficile trovare squadra se non giochi, quindi è stata giusta il fatto di mediare, di trovare una soluzione a fine anno, poi a fine anno uno decide se rimanere, se andare via, però Icardi... Se lui ha detto sempre che il suo sogno è rimanere all'Inter, non andare via, io dico che a fine anno uno si siede a tavolino, vede quelle cose che non sono andate per il verso giusto, perché c'è il tempo di risolverle, perché adesso non c'è tempo, perché adesso le squadre devi giocare, non puoi fare confusione, e poi a fine anno trovi la soluzione, c'è 2 mesi di tempo e si trova la soluzione più logica, anche se bisogna dire che onestamente Icardi, prima di andare via Icardi bisogna ragionarci bene, perché come vediamo in giro attaccanti forti non ce ne sono. Martinez è sicuramente un grande giocatore, però se tu vuoi costruire una squadra vincente non puoi avere mai via Icardi e rimane Martinez. Prima di andare via Icardi ci penserei bene, perché devi trovare anche un sostituto all'altezza e non è facile. Sono d'accordo. Poi se prende Hazard, allora puoi anche mandare via Icardi. Va bene così. Ciccio, I gotta thank you guys. Guys, thank Ciccio for being involved in this video. You have to head on to Instagram, Ciccio_Colonese. He's doing an incredible job. I don't think I see any other former player doing a better job on social media than you, interacting, you and your team. I have to tell you, a great job. And we're so happy that you took some time and answered everybody's questions. Grazie, Ciccio. Ciao, amigo mio. Ciao. Very good. Bye.